di resistenza. Queste erano azioni di guerra allora, purtroppo fatte così, chiamate le rappresaglie. Cosa è successo? Che a governo hanno circondato il paese, preso tutti gli uomini dove erano, perché la gente era in giro nei campi, la gente non è che fosse era in giro in casa. Mio padre, per esempio, usciva dalla cantina, perché era mezzogiorno, col fiasco in mano, perché la cantina era staccata da casa, andava via col fiasco così, sono arrivati lì, ha preso. Lui è rimasto lì, gli ha portato via il fiasco, mani in alto, l'ha messo al muro, preso mio fratello, preso mia cugina, c'erano i padri, giù c'era la chiesa con tre preti, presi, sono arrivati tre preti al muro, a quello con la mitraglia davanti, tutti quanti ammassati, poi alla colombaia, e che via, e via. Però cosa è successo? Che, ma questi qua che erano stati presi e ammassati, messi là, non si rendevano conto della situazione, del pericolo. Erano così, boh, c'è un strafaggiato così, ma non capirono nemmeno della gravità della cosa. Però a un certo punto, quando avevano di fronte le mitraglie, hanno capito che la situazione era tanto, tanto bella. Però nel frattempo, cosa è successo? Che qui a Gombio, proprio in due case isolate, in una ci abito io, anzi poi c'è stata un po' la mia parente, ci abitavano due tedesche che avevano sposato due italiani, ma dopo, prima della guerra 15-18, erano venuti qua in Italia, vivevano qua. Quando si sono accorti che c'era questa, queste due tedesche si sono date da fare per spiegare ai tedeschi, loro patrioti, che questa era gente comune, erano dei contadini, era brava gente, che non c'entrava niente con la guerra, che non erano, quindi, non avevano nessuna colpa, nessuna, non avevano fatto nessun sabotaggio, non avevano fatto niente. Allora, e poi per dire, allora i tedeschi, per farlo in breve, i tedeschi hanno capito e cosa hanno fatto? Hanno liberato tutti e sono andati a casa. Ma la gente è andata a casa tranquillamente, non è che diciamo, meno male si sono salvati, no, si sono resi conto dopo del pericolo che avevano corso. Un piccolo episodio, perché man mano che entravano nelle case, entravano con violenza i tedeschi, perché erano convinti di quello che facevano, entravano lì, spaccavano, portavano via roba che c'era da mangiare, prosciutti, salami, formaggi, tutto quello che c'era, vino, portavano via, non è che stessero lì a fare dei complimenti, dire bussare permesso, no, no. Allora cosa sono arrivati? Sono in una casa, che poi adesso speriamo di poterci andare, in una casa un tedesco è andato dentro, spavaldo così, e c'era una signora che stava friggendo le uova. Allora lui cosa ha fatto? Ha preso questa la padella, ha preso, no, sì, ha preso la forchetta, ha preso su un uovo, si è messo per mangiare, stava facendo la frittata, la frittata così. E questo in tedesco perfetto gli dice: ma a te chi ti ha insegnato l'educazione? Sei un cretino, sei uno scemo. Lui è rimasto con la frittata lì, prima cosa di arrivare in bocca, perché era proprio uno del loro paese, perché parlava in tedesco, ma con l'accento proprio del paese di quel soldato lì che era dentro. Ecco, e allora da lì queste due, poi c'era l'altra tedesca, sono venute, hanno cominciato a parlare, poi c'era anche un prete che parlava il francese, anche quel prete, insomma, sono riuscito un po' a mettere, e finalmente hanno capito che questi qui non erano, e li hanno liberati tutti quanti. Il secondo episodio concomitante, quello dello stesso giorno, è venuto su a casa Ferrari, dove lì effettivamente c'era stato un incontro, un passaggio di partigiani, e allora i tedeschi erano molto ben informati. Cosa hanno fatto? Avevano già deciso subito di bruciare il paese e di ammazzare la gente. Cosa hanno fatto? Sono andati lì, hanno anche lì svaligiato le case, portato via tutto. Gli uomini hanno preso cinque uomini che erano lì nella borgata, li hanno caricati di tutte le cose che avevano in casa, tutta roba sempre da mangiare, gliel'hanno fatto portare sul monte, ma carichi che andavano su, che cadevano per terra dal peso che avevano addosso. L'hanno fatto portare sul monte. Quando era sul monte, loro, sempre dal monte, con i mortai sono dei cannoncini, si butta dentro la bomba, parte e cade giù così, e hanno bombardato queste case e hanno bruciato il paese. Le donne e i bambini sono riusciti a rifugiarsi, che le avevano fatti mandare più lontano, le avevano fatti andare via. E quindi hanno bruciato il paese. Poi cosa hanno fatto? Quegli uomini che erano lassù, dopo che le hanno scaricato la roba, li hanno messi per terra tutti a pancia in giù, a carponi, faccia per terra, guai se si muovevano, e loro hanno cominciato a gozzovigliare, mangiare bene, cantare, divertirsi. E poi dopo, a un certo punto, hanno detto: beh, adesso potete tornare a casa. Allora questi cinque si sono diretti verso il bosco da dove erano venuti, poi se andiamo sopra si vedrà. Sono
verso il bosco dovete andare verso la borgata, verso le case. Cioè, no, no, dovete andare di là, dove c'era più. E allora sono partiti per andare di là e mentre che scappandavano, dietro si sono divertiti a fare il tiro segno e su 5 ne hanno uccisi subito 2 lì, uno poi in particolare avevano preso come capo dei partigiani, che poi era via nemmeno quello, avevano poi diciamo anche massacrato in maniera particolare. 2 sono stati uccisi subito, un terzo è rimasto ferito che è morto più avanti e 2 si sono salvati, e uno conosce quel signore che ha scritto il romanzo, insomma Malvolti, che ha scritto anche un libro su, relativo anche a questa persona. Ecco, Cannaferrari è venuto sempre il 3 aprile, sempre il 3 aprile del 44, però sono due cose distinte che hanno avuto due episodi. Quello qui di Gorgo si è risolto molto bene perché la gente è tornata tutta a casa. E mentre la sua a casa Ferrari potevano morire anche tutti e 5. Due sono riusciti scappando, tra gli altri si sono salvati e 3 sono rimasti uccisi. E noi l'anno scorso abbiamo fatto un monumentino al suo ricordo, fatto diciamo così, un po' con un progetto, un'idea così comune tra i parenti, amici e così. Sono 3 grosse pietre che ricordano i 3 caduti, e c'è una croce e una data dell'avvenimento. Insomma. Questo quanto diciamo. Comunque, ecco, ormai sono fatti dei vostri bisnonni, perché ormai anche i nonni ormai sono ancora giù. Il tuo nonno quanti anni ha? 76, giusto? Allora era il tuo nonno giusto a mia età, perché io siamo lì, insomma. A quei tempi però eravamo bambini noi, perché a quei tempi eravamo poi bambini. Io ricordo bene quel fatto lì, però eravamo bambini. Però i bambini non avevano, il fatto è che i bambini non avevano paura della guerra, è così, i bambini giocavano con la guerra. Ricordo, ci scambiavamo le pallottole che trovavamo in giro, i cartucce, i bossoli, facevamo. Manca cielo. Sì, perché il bambino non ha senso proprio del pericolo, anzi. Io ho trovato anche dei morti, ho trovato dei boschi, della gente sepolta da poco, cose del genere. Ci ho visto tanti episodi che non so, avete poco tempo, sennò diventa una cosa un po' troppo lunga. Comunque adesso il vostro programma è andare. Ecco, questo monumentino qui ricorda tutti i caduti di Gombio, non solo di quelli che hanno fatto lì, sono tutti caduti.